C'è una che non me ne faccio i venini. Poi ti vorrà? Berlusconi. Sì, vorrà? Sasani. Cioriscara mamma. Ciao, oggi parleremo con Lucia Berdini del potere della risata e del gioco per stimolare la creatività e tanto altro. Iniziamo subito. Ciao e benvenuti a una nuova intervista di Storie di Outsider. Oggi siamo qua con Lucia Berdini, player e laughter coach, coach di risata e gioco. Benvenuta. Ciao, Ciao. piacere. Questa storia è davvero interessante. Ho conosciuto Lucia qualche settimana fa, poco tempo fa, su LinkedIn, perché Lucia si occupa appunto di felicità, gioco, risata. Ha iniziato a fare dei video molto interessanti e quindi ho deciso che devo assolutamente intervistarla. Entriamo nel vivo. Vuoi raccontarci un po' di che cosa ti occupi? Yes, allora, come ti ho detto, sono una coach di gioco e risate, che è un po' un nome che mi sono data da sola, me lo sono un po' inventato perché facendo tante cose che riguardavano sia la risata che il gioco, ho deciso di un po' cristallizzare in questo nome. Sono un po' una facilitatrice di processi giocosi, sia perché mi piace il gioco, so che è uno strumento per la felicità e per il benessere, quindi per un po' di tempo ho fatto corsi per gruppi eterogenei che venivano quindi a riscoprire come portare più gioco nella propria vita. Quindi persone dall'avvocato al manager, ma anche la casalinga, chiunque poteva venire a un mio corso. Poi piano piano il focus si è spostato verso le organizzazioni perché mi sono resa conto che nelle organizzazioni, quindi nei posti di lavoro, si Certo. ride e si gioca molto poco, c'è una sorta di playfobia diffusa e quindi anche attraverso la rete dei geni positivi di 2B Happy, che è un'agency che diffonde la scienza della felicità, mi sono appassionata sempre di più al tema delle organizzazioni, di come portare più fun, divertimento, gioco, processi ludici all'interno dei processi organizzativi. E perché poi ho scoperto, studiando in quest'ultimo anno e mezzo, 2 anni, quanti studi ci siano a sostegno di queste affermazioni, ovvero divertirsi quando si lavora, rendere il lavoro un gioco, porta tantissimi outcome super Certo. positivi. E a questo proposito, la domanda che mi viene è: come è iniziato? Cioè, qual è stato il tuo percorso? Da dove viene? Perché sembra un lavoro davvero entusiasmante, come ci si arriva? Diciamo che è venuto un po' tutto per caso, è stato un flusso di eventi che mi ha portato a fare quello che faccio oggi. Fino a un anno fa non avrei creduto che oggi avrei fatto queste cose qua, lavorato con certe aziende, non me le sarei mai aspettato. Quello che è successo è che in un momento molto difficile della mia vita, ho deciso di affidarmi alla risata incondizionata, che forse conoscete come yoga della risata. Mi piace più chiamarla risata incondizionata perché crea qualche resistenza in meno, e tu mi hai conosciuto così perché su LinkedIn ho cominciato a pubblicare questi video con dei consigli su come ridere di più senza un vero motivo per farlo. E quindi in questo periodo molto difficile della mia vita ho fatto un corso di 2 giorni per imparare a ridere quando non c'è un motivo per ridere, e nel giro di qualche mese devo dire ho ripreso bene. Poi da lì sono cominciate tutta una serie di ricerche, di studi, altre formazioni collaterali alla risata, quindi più attinenti al gioco, al gibberish, che adesso magari spieghiamo meglio cos'è, che mi hanno fatto capire che questo era quello che volevo fare nella vita, ma Certo. soprattutto perché oltre a stare molto meglio io, stavano tanto bene le persone con cui facevo workshop e gli incontri Assolutamente. settimanali, quindi ho capito che era quello che volevo fare. Il percorso è stato molto articolato, però organico, non so come dire, non è che ho detto adesso da qui a un anno voglio raggiungere questo obiettivo, no. Me lo chiedono spesso, ma come si arriva a fare questo mestiere qua? Ti posso dire com'è successo a me, e forse il filo rosso è stato l'entusiasmo costante, il dire sì Certo. a quello che mi piaceva. La Ma tu prima appunto di questo momento di crisi, che cosa facevi della tua vita? Ok. Stavo Beh, eri viaggiando, giovane. ero giovane, avevo 23 anni quando ho cominciato, no, in realtà 25, sì, 25, perché vabbè, io sono rimasta incinta molto giovane, è stato lì il mio momento di difficoltà. Sono caduta in depressione, una depressione lieve, dalla quale poi mi sono ripresa anche grazie alla risata e alla presenza di alcune persone che mi hanno aiutato tantissimo, degli angeli. Però diciamo che prima non facessi nessun lavoro, ho fatto per tanti anni, sì, devo dire, l'animatrice, ho fatto teatro, quindi ho un background sicuramente un po' legato al mondo dell'espressione, e questo in qualche modo mi ha aiutato, non posso Certo. negarlo. Essere animatrice per circa 10 anni ho fatto l'animatrice, a momenti alterni, c'erano per esempio durante il periodo dell'università lo facevo tantissimo e questo mi aiutava a pagarmi gli studi, poi c'erano momenti in cui lo facevo meno.
teatro, teatro di strada, eccetera. E da lì poi stavo viaggiando, in realtà sono rimasta incinta e ho incontrato la risata incondizionata quando mio figlio aveva 2 anni, nel 2 anni e mezzo, nel 2015, sì, 2015. Quindi ormai sono, quest'anno ho 5 anni. E quindi sì, appunto, sono 5 anni che hai costruito questa carriera, Sì. questo percorso. Immagino che tu, come dicevi, hai iniziato a farlo per uscire da una fase Sì. di crisi, non tanto perché hai detto ok, voglio diventare appunto Sì. coach. Ma minimamente, no, no, cioè non c'era neanche, non mi passava manco per l'anticamera del cervello. Anche perché, come dicevi tu, questo concetto, questo nome te lo sei inventato, quindi non so se ce ne Sì. sono altri in Italia. Ma c'è qualcuno che dopo che io ho scritto l'after coach ha deciso di autodefinirsi l'after coach? Ma va benissimo, insomma, me lo sono Dovremmo inventato. esserci Sì, forse di più anche, sì. Anzi, quindi. per esempio, adesso farò una formazione a febbraio, 1 e 2 febbraio, in risata incondizionata. Viene una coach e lei, a maggior ragione, ho in realtà formato anche altri 30 coach della Health Coaching Academy qualche mese fa, e loro sono dei coach e possono davvero definirsi l'after coach perché hanno anche per di più la certificazione da coach. Io non sono una coach certificata, ho degli strumenti, mi sono autodefinita coach di risate, quindi il mio ambito è su questo, è sulla risata e sul gioco. Stavamo dicendo che sì, ho cominciato in realtà in un momento di difficoltà, non pensavo che sarebbe diventato il mio lavoro, ma quello che ho sentito, cioè c'è stata un po' una chiamata, cioè mentre facevo yoga della risata ho detto voglio fare questa roba qua. Cioè, Certo. e questa è la mia storia. Non so come, ma voglio continuare. Quindi ho cominciato con l'azione più piccola che potevo fare, che era aprire il club della risata nel mio paese, piccolissimo. Hanno cominciato a venire tantissime persone, c'erano punte di 40 presenze il primo anno, in un paese di 7.000 abitanti. Ci divertivamo un sacco, io stavo davvero sempre meglio, perché poi vedevo tante storie di cambiamento. E quindi ho semplicemente continuato a fare club. Poi l'anno dopo ho detto che okay, voglio fare il corso di formazione, perché avevo capito che c'era una possibilità per me di fare questo nella vita, ma non sapevo dove sarei arrivato, cioè non avrei mai pensato alle organizzazioni, questo è certo. Anzi, essendo una fricchettona, io proprio mai avrei pensato davvero. È stato un percorso molto bello perché sto scoprendo come tutte le soft skills in questo momento storico, specialmente anche il World Economic Forum ha stilato la lista delle 10 skills e sono tutte soft praticamente. Quindi, Ora, sì. è C'è ora, è una il momento. trasformazione importante anche a livello organizzativo, societario, culturale che mi sta catturando molto. La cosa che trovo anche interessante è il fatto che comunque tu sei marchigiana, vivi, Sì. cioè, stiamo parlando di comunque una professione abbastanza particolare, settorializzata, però non vivi a Milano dove magari appunto Vengo ci spesso a sono, esatto, Milano. però lo riesci a fare appunto e l'hai iniziato a fare nel tuo paesino, nelle Marche, Sì, si può quindi cominciare da ovunque, l'importante è avere entusiasmo. entusiasmo, perseveranza, Perseveranza, penso. assolutamente, sì. Perché immagino che appunto soprattutto nei primi anni, nel primo periodo, Non diciamo, ci non, campavo, esatto, sicuramente perché alla non fine mi dava anche da di questo mangiare. dobbiamo Sì, capire, è sì. vero, all'inizio appunto era, tra l'altro il club della risata è gratuito per volere del fondatore, quindi è stato un po' il mio tirocinio, cioè io ogni settimana gestivo un gruppo con tutte le sue difficoltà, mini conflitti. A volte invisibili, però ho imparato lì a facilitare i processi di gruppo senza dover fare un corso di Che specializzazione. quella Però pratica. 2 anni, in realtà ho smesso quest'anno, l'ho affidato ai miei leader, che ormai ne ho formati parecchi, quindi nel mio paese ho detto ragazzi, tocca a voi, però per 4 anni, tutte le settimane, tolti i mesi estivi, io avevo un gruppo da gestire. E quindi è lì che ho imparato. Certo. Quindi non ci guadagnavo niente, ma ho guadagnato tantissimo in competenze, questo è certo. Informazione, Sì. certo. Ma tu invece all'università cosa hai Ho fatto fatto? lettere, musica e spettacolo i primi 3 anni. Ok. Se potessi tornare indietro, non so se lo farei, perché l'unica cosa che mi ha insegnato l'università è a studiare poco. La tesi è stata interessante da fare, ma tutto il resto non mi ha dato veramente niente se non i viaggi che ho fatto, l'Erasmus, le persone che ho conosciuto. Ma l'università non mi ha dato molto. Forse ho sbagliato università, non lo Però so. Mi piaceva leggere, mi piaceva la alla fine sei letteratura. finita qua, quindi è Infatti, il percorso è andata. stato giusto in questo modo per quello motivo, sì. Però ecco, se avessi conosciuto psicologia del lavoro, però all'epoca non ero interessata, quindi Certo, doveva essere il dovevo momento andare. Sì, giusto. esatto. Ok, tornando a invece un concetto che hai menzionato prima, parlavi di gibberish, se non sbaglio, di che cosa si tratta per chi Ok, non è nel settore, giustamente. nell'ambiente? Allora, il gibberish è il linguaggio della filosofia del nonsense. Mi sono formata con Alex Sternik, che è un ragazzo israeliano che sta portando in tutto il mondo questo linguaggio del nonsense. Se conoscete
Forse conoscete il Gramlò. Il Gramlò è il linguaggio teatrale che un po' afferisce al tema del linguaggio nonsense. Se vuoi, facciamo proprio un esempio perché è più semplice da capire. È un po' il linguaggio che parlano i bambini quando ancora non sanno parlare. Quindi, garasce che lo managro, esce ne managadori, paresce ne manani, Tori? Sciori? Niente, interdetta. Bene, questo è un linguaggio divertente, semplicemente, che va a smuovere un po' la struttura codificata. Per me era molto difficile all'inizio, è proprio nonsense. Cioè, si è visto attraverso uno scan del cervello che spegne la parte deputata al linguaggio e si accende tutta la zona limbica. Quindi, quella. Ma mi hai detto parole a caso o c'è. Parole a Ah, caso. no, Gibberish sono parole a caso, nonsense, non significa niente. Vai, prova anche tu. Saragana, managro, cioè nemenini. ok. Poi riprovare. Prusconi, Sì, riprovare. Sasani, Cioriscara Mamani. È È fantastico. bellissimo perché si gioca così, lo puoi fare, è un giochino che puoi portare nella vita di tutti i giorni. E qual è l'impatto che poi appunto L'impatto è dà questo che hai appena questo? visto, l'altra persona ride anche se sa cosa sta per fare. Durante i miei corsi io lo uso tantissimo, lo uso anche molto in azienda, piace tantissimo perché è una cosa nuova e lo possono fare tutti. Non c'è bisogno di una competenza specifica. C'è una regola comunque, l'unica regola è che non ci sono regole. Ad ogni modo, è molto utile per i processi creativi. Ad esempio, ricordo un momento in cui dovevo scrivere una storia e non mi veniva niente. Stavo lì davanti alla crisi del foglio bianco. Dovevo scrivere una storia per un workshop aziendale e non veniva questa storia. E quindi ho pensato, ma scusa, insegno sta roba, quindi fammi fare 5 minuti di gibberish. Ho fatto 5 minuti di gibberish da sola, perché svuota il cervello e quindi lo Certo. spazio che crei permette alle nuove idee di arrivare. E effettivamente, appena finiti i 5 minuti, io ho scritto la storia di getto in 1 minuto. È potentissimo a livello di creatività, è uno strumento molto bello, ci sono tantissimi giochi che si possono fare e vanno spesso anche verso la sfera terapeutica. Io ho fatto soltanto un workshop pseudoterapeutico con dei giochi molto semplici, però è stato molto interessante perché l'ho fatto insieme a una costellatrice familiare, quindi ecco, c'è anche un risvolto più terapeutico molto interessante. Entriamo un po' nel vivo di quello che fai, oltre gli esempi concreti che ci hai appena dato, ma raccontami un po' dei geni positivi e della scienza della felicità. Sì, allora, io ho incontrato la rete dei geni positivi ormai quasi 2 anni fa, sì. Daniela Di Ciaccio e Verusca Gennari hanno scritto questo libro bellissimo che si chiama La scienza delle organizzazioni positive. Appena l'ho visto, l'ho comprato, sono entrata in contatto con loro e ho deciso di fare la formazione per diventare genio positivo. Cos'è un genio positivo? È un professionista, un freelance, che magari si occupa anche di altre cose rispetto alla scienza della felicità, che però decide di fare un percorso per integrare alle proprie competenze la scienza della felicità. Quindi io ho incastrato, ho fatto una crasi tra il gioco e la scienza della felicità. Questo mi ha portato a fare un grande lavoro di studio, analisi e poi di sintesi di tantissimi testi che ho studiato nell'ultimo anno e mezzo, che poi sono sfociati un pochino nelle TED Talk che ho fatto sul gioco all'interno delle organizzazioni. È un percorso bellissimo perché si crea una rete di supporto, di studio, un think tank, si dice così, no? E insieme poi, insieme a questa rete di geni positivi, abbiamo partecipato alla prima certificazione per diventare manager della felicità. Quindi lo scorso anno, a settembre, c'è stata la prima certificazione per diventare Chief Happiness Officer, CHO. Proprio adesso, l'11 gennaio, ho concluso anch'io la certificazione, quindi anch'io sono un CHO, un CHA, anche se il percorso di studi non finisce mai. Certo. Quindi adesso sono molto focalizzata su continuare la formazione in questo senso, quindi avere le competenze anche in management 3.0, felicità, gioco, clima, TIL, ci sono dei temi che ho cominciato a stuzzicare da poco e che voglio approfondire, mi piacciono moltissimo. E che sono molto belli da portare in azienda perché riesco a collegarli benissimo col gioco. Col gioco che è uno strumento di facilitazione di processi. Ok, e per capire, cioè per far capire anche a qualcuno che lavora in azienda, che è affascinato da quello che ci stai raccontando, ma un Chief Happiness Officer, o comunque un coach sui temi della felicità, della risata, dove viene inquadrato, in che modo può contribuire appunto alla crescita, al successo di un'azienda, o perché ti chiamano, Allora, insomma. io personalmente non sono un Chief Happiness Certo. Officer interno, ma sono una consulente, quindi vengo chiamata per Esistono dei anche di quelli processi. Sì, interni? la maggior parte dei CHO sono
HR manager, che sono interni, che decidono di avere un ruolo impattante all'interno della vita organizzativa, quindi sia a livello di processi che di pratiche, di strategic thinking, quindi dove sta andando l'azienda, quali sono i nostri valori. È molto interessante, è un lavoro anche molto diverso. Quando io vado, quando mi chiamano, non faccio un lavoro interno, faccio un lavoro che può essere un pezzetto di lavoro specifico sul gioco. Io non sono un'esperta di processi organizzativi, ma quello che posso fare è integrare in maniera giocosa o aiutare altri formatori a trovare il modo di spiegare dei concetti complessi in maniera ludica, quindi di facilitare i processi in questo senso. Adesso io mi sto occupando principalmente di questo, quindi il mio strumento è il gioco, e quindi la facilitazione in maniera tangente all'interno di aziende che hanno voglia di fare un cambiamento comunque. Quindi per esempio adesso sto collaborando anche con dei change manager che stanno facendo una transizione verso l'agile. Uno dei miei temi è anche la business agility, che mi interessa tantissimo, sto approfondendo anche quel tema. E i giochi nell'agility sono, ci cascano proprio come la ciliegina sulla torta, perché non so, ci sono temi come ad esempio la teoria dei vincoli, che attraverso un gioco è semplicissimo da spiegare e far capire, perché i partecipanti lo vivono sulla loro pelle. Certo, ne parlavamo prima, il grosso impatto che può avere un tipo di formazione come questa, che è di, alla fine co-creazione con quello che è il team, è che ne esci e ti ricordi di cosa ti lascia Esattamente, qualcosa. esattamente. I tre principali benefici di cui parlo anche nel TED: il gioco porta più motivazione, più cooperazione, più creatività. Davvero ci fa entrare dentro a queste tre macro aree, che spesso nell'azienda sono delle parole un po' eteree che stanno in bocca a tutti, ma realmente i livelli di disengagement sono altissimi, c'è un turnover pazzesco, burnout a fiocchi. Quindi l'innovazione è una delle, per esempio la creatività. Ieri eravamo al Crea Conference e ci hanno fatto vedere come il World Economic Forum ha portato la creatività dal decimo posto al terzo posto come skill. Quindi Certo. giocare ad oggi è considerato il modo migliore che c'è per migliorare la creatività e quindi l'innovazione. Quindi ecco, queste sono un po' le mie tre macro aree. Interessante perché in realtà prima di conoscerti su LinkedIn non ne sapevo niente e non conoscevo questo tipo di mondo. Il gioco pensavo che fosse una cosa un po' da ragazzoni mal cresciuti. Invece, cioè, no, nel senso, senza, non fraintendetemi, però, nel senso appunto i bambinoni che magari vanno in giro ancora a giocare a Pokémon Go che lascia anche il tempo che trova, poi vabbè ci saranno anche lì delle implicazioni sociali anche positive, però quello che fai tu è sicuramente ha un altro livello di impatto e soprattutto secondo me il contrasto era proprio il fatto di dire la creatività è importante, è sempre più importante, ma non Come dare gli si allena? strumenti, esatto, perché in Esattamente. azienda si parla, bisogna essere creativi, incentiviamo la creatività, l'unicità, eccetera, sì, ma Come si fa? Io sono 15 anni che mi occupo di business e di marketing, onestamente studio sui miei libri, devo essere brava a scuola, ricevere buoni voti, Esatto. ma nessuno mi ha insegnato a essere creativa, anzi la mia creatività è stata uccisa probabilmente alle scuole elementari o giù di lì. Bravissima, bravissima. Infatti uno dei temi scottanti del gioco è anche la scuola. C'è l'articolo 31 che ci dice che i bambini hanno diritto al gioco, al tempo libero, allo svago, ma in realtà fin dalla scuola noi uccidiamo spesso tutti i momenti possibili di gioco legati all'educazione. Poi magari giocano a casa e a volte giocano anche in maniera disfunzionale, ma non mi occupo di questo. A me quello che interessa è che passi il tema che il gioco non è soltanto giocare a Pokémon Go, ma è il gioco tridimensionale, fantasioso. Poi in realtà il gioco è un po' sconosciuto, perché ci sono tanti modi di giocare. Giocare è tutto quello che ci fa entrare nel flusso e ci dona benessere. Quindi, ad esempio, cosa ti piace fare a te? Cosa ami fare? Qual è quella attività che magari quando eri piccola o in tempi precedenti a questo facevi o fai e ti dona benessere e perdi completamente la concezione del tempo, la cognizione del tempo? Quando mi faccio le mie passeggiate nella natura, sono proprio in un altro mondo, come entro in questo flusso, poi le migliori idee mi vengono lì proprio perché. Probabilmente quello è il tuo gioco, che è muovere il corpo, ma anche fantasticare probabilmente, perché crea Certo. uno spazio. Ognuno ha il suo modo di giocare, non giudicabile,
Il tema è scottante, sto studiando anche insieme a un mio amico con il quale sto scrivendo il manifesto del gioco, con Michele Pierangeli e altri apportatori, altri play founders, diciamo, perché il mio progetto in realtà è Play Factory. Dovremmo parlare altre 3 ore per raccontarti Ok, tutte le cose che faccio. un'altra intervista. Facciamone un'altra, va bene, sì, ci sono tante cose. Ok, allora per concludere ti chiederei invece, visto che mi hai ispirato tantissimo i video che hai fatto la scorsa settimana, se ci dai qualche strumento sul potere della risata. Yes, allora, ridere senza motivo crea un sacco di resistenze perché la gente che ride senza motivo così a caso sembra pazza. Partiamo dal presupposto che il nostro corpo non riconosce una risata indotta, fake, spintanea da una risata spontanea e fornisce comunque tutta una serie di benefici. Ora, a me non piace dire fingere di ridere, mi piace dire stiamo giocando con la voce, quindi quando riattiviamo il diaframma, l'orbicolare degli occhi, della bocca, le corde vocali, utilizziamo il suono e mettiamo per un po' in stand-by la mente, quello che accade, specialmente se siamo con qualcun altro e abbiamo questo contatto visivo, i neuroni specchio si accendono, la risata diventa spontanea. Ora, vi consiglio di cominciare non subito con la risata, ma di cominciare a scaldare la voce. Quindi, essendo che 10 minuti di risate continuate portano una quantità di benefici innumerabili, tra cui la produzione di un cocktail di ormoni ossitocina, endorfina, serotonina, abbassamento dei livelli dell'ormone dello stress, ossigenazione totale delle cellule e del cervello, quindi più performance, potremmo stare qui a parlarne per un'altra mezz'ora. Dovremmo ridere 10 minuti al giorno, difficilissimo per chi non ha mai fatto un corso o per chi non è un coach di risata, un professionista della Certo. risata. Il mio consiglio è intanto sorridere di più, perché già soltanto quello porta dei benefici importanti, sollevando lo zigomatico superiore. Lo zigomatico superiore è questo muscoletto che ci fa sorridere con gli occhietti a luna. Stai un po' così? Ti senti un po' diverso, esatto, un po' cinese. E ci sentiamo già un pochino diversi. Cambia l'irrorazione sanguigna nel volto, cambiano alcuni pattern mentali, si accendono alcune zone del cervello, ipotalamo, nucleus accumbens, amigdala. Succedono delle cose soltanto muovendo questo muscoletto. Quindi il mio consiglio intanto è sorridere di più, anche alle persone per strada. Creiamo delle connessioni, no? Sorridenti. Senza avere paura che quell'altro pensa che ci stai a provare, perché la maggior parte delle persone mi Ah, dicono sì, ma poi beh, se io sorrido agli altri, quello pensa che ci sto a provare. Che certo. Ma il che vedrete, vada a magari Milano, ragazzi, non vi magari continuano a parlare. smorfiate. Però provate a sorridere di più, Non mi intanto succede con niente. trasporto all'altro. Poi se siete in macchina, imbottigliati nel traffico, provate a emettere dei suoni, fate dei bei respiri. Espiro. E poi di nuovo ispiro. E fate questo suono che è un suono cacofonico, che ti è piaciuto tanto. Cacofonico, sì. Cacofonico vuol dire proprio che suona male, cercate di non porre attenzione a nessun controllo alla voce, quindi dire una cosa così. È un esercizio in realtà potentissimo di soul voice che aiuta, se fatto abbastanza a lungo, per almeno 5-10 minuti, a sciogliere dei nodi. Infatti, io quando l'ho fatto la prima volta, in realtà invece di ridere ho pianto, ma va fatto a lungo. La voce è un mezzo potentissimo di espressione che va a muovere il diaframma, che è il centro delle emozioni. Quindi lavoro con la voce, lavoro potentissimo al di là della risata. Facendo questo esercizio c'è una buona probabilità che ci venga un po' da ridacchiare e stiamo uscendo fuori dalla zona di comfort. Quindi provate a fare questa cosa e poi, se vi viene, a ridere per finta, a giocare con la voce, quindi a fare. Piano piano, Dopo dopo un viene. pochino viene. Si comincia svogliati e poi dopo un po' vi fa ridere l'idea che state ridendo per finta e quindi è un circolo virtuoso. Ci vuole un po' di tempo prima di non sentire resistenze e non sentirsi scemi, quindi è tutto normale se avete sentito delle resistenze. Fantastico, Lucia. Allora, ti aspetto per la prossima intervista, così approfondiamo e voi fateci sapere nei commenti qua sotto se avete provato qualche esercizio che ci ha lasciato Lucia o se avete qualche domanda. Lucia, cioè, dove ti possono trovare Grazie, i allora nostri. ho una pagina Facebook che si chiama Lucia Verdini, l'altra pagina è Play Factory, che è un po' appena nata il mio nuovo progetto, luciaverdini.it e playfactory.it. Perfetto, quindi LinkedIn, lei è molto Instagram, attiva da un po' appunto su TikTok, Instagram. pochissimo. Quindi insomma, su tutti i social praticamente, quindi non potete Esatto. perdervela.
Grazie mille. Grazie mille, ciao Lucia. Ciao. Ciao. Se questa intervista ti è piaciuta, lascia un like e condividila con qualcuno a cui potrebbe piacere. Ciao e alla prossima settimana.